Chi fa conquista d'anime è saggio, dice la scrittura, proverbio, è vero? Su questa scia voglio parlarvi di un grido che sale dal cuore di Dio, un grido. C'è un grido, vedete, ricordate quando Gesù gridò alla croce? Era un grido di sofferenza, ma anche era il grido di Dio per certi versi che diceva qualcosa per il futuro e lo diceva a tutti noi, coloro che sono venuti prima di noi. Noi e coloro che verranno dopo, parlo di credenti, cristiani che hanno creduto in Gesù. E Dio sta dicendo da allora, dalla croce, sino al ritorno di Gesù, c'è un grido di Dio e imparo, voglio insegnarvi stasera a sentire questo grido che dice: Chiesa, riempi la mia casa. Sapete che Dio ha una casa? Possiamo dire la casa siamo noi, la casa è la Chiesa, la casa è il regno di Dio, ok? Tutto cosa sia, tutto insieme fa la casa di Dio. E Dio sta dicendo a noi che siamo stati invitati a suo tempo ad entrare nella sua casa, sta dicendo riempi la mia casa. E lo dice con un ardore. Non sto dicendo io con questo ardore in questo momento, ma lo dice con un ardore, se possiamo percepirlo un po' nello spirito, perché Dio vuole salvare più persone possibili. Ricordate, mi viene in mente un film in questo momento, visto che siamo nel giorno della Shoah oggi, vero? La memoria dell'olocausto ebraico, oggi proprio ricade, mi viene proprio in questo momento in mente, non l'avevo preparato. Chi ha visto Schindler List? Il film Schindler List? Di quel uomo tedesco che aveva una fabbrica e per salvare gli ebrei li assumeva tutti, addirittura li comprava per poterli salvare. Alla fine del film, quando la Germania viene sconfitta e gli ebrei vengono liberati, tutti gli fanno un applauso, ricordate? Là alla stazione lo circondano tutti, a quel tedesco, non ebreo. Tutti gli ebrei lo circondano e dicono: migliaia di persone, se siamo qui è perché tu ci hai salvati. E lui dice, si mette a piangere, invece di dire grazie, sono onorato perché mi dite questo, però ho fatto del mio meglio. No, si mette a piangere e a gridare come un dolore, con un dolore nel cuore. E diceva: guardate, questo anello, potevo salvarne altre cinque. Guardate questa cosa che la sono trattenuto la macchina, ne potevo salvare altri 10. È un pianto dirotto, disperato, perché poteva salvare tante altre persone. Pensate a questo grido, a questo dolore di quest'uomo, se avete visto il film, e amplificatelo per migliaia e migliaia di volte. Questo è il grido di Dio verso la Chiesa. Noi possiamo essere contenti e dire qui: ah, gloria a Dio, ci siamo centinaia di persone salvate nella nostra comunità, tante altre parti, ci sono tante persone salvate, alleluia, gloria a Dio, e non udiamo il grido di Dio che dice: ma c'è ancora posto nella mia casa, salvatene ancora altri. Perché allora era finito il tempo, in Schindler List, nel film, ma oggi ancora il tempo non è finito. La grazia allora di Schindler List, di Schindler, quest'uomo, era finita perché era finita la guerra. Noi ancora abbiamo il tempo della grazia. Finché Gesù ritornerà, ci sarà tempo per poter salvare tante altre persone. E ci sono tante persone che sono perdute, fratelli miei. E con tutta la gioia che possiamo avere nel guardarci e dirci gli uni gli altri: gloria a Dio che siamo salvati, e gloria a Dio che siamo salvati, graziamo il Signore che siamo salvati, dobbiamo il Signore che siamo salvati. Però dobbiamo imparare a udire questo grido di Dio che dice: ma quante altre persone devono essere salvate? Nella mia casa c'è ancora posto. E voglio leggervi questo testo alla luce di questa prefazione. Luca 14, verso 16, dice così. È una parabola che Gesù racconta e la racconta pure a noi. Allora Gesù disse: un uomo fece una gran cena e invitò molti. E
E all'ora della cena mandò il suo servo a dire agli invitati: venite, perché è già tutto pronto. Ma tutti allo stesso modo cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse: ho comprato un podere e devo andare a venderlo. Ti prego di scusarmi. Un altro disse: ho comprato 5 paia di buoi e vado a provarli. Ti prego, scusami. Un altro ancora disse: ho preso moglie e perciò non posso venire. Così quel servo tornò e riferì queste cose al suo signore. Allora il padrone di casa, pieno di sdegno, disse al suo servo: presto, va per le piazze e per le strade della città, conduci qua i mendicanti, i mutilati, gli zoppi, i ciechi, tutti quelli che incontri, i diseredati, i bisognosi, coloro che non contano nulla agli occhi degli uomini. Poi il servo gli disse: signore, ho fatto come hai comandato, ma c'è ancora posto. Allora il signore disse al servo: va fuori per le vie e lungo le siepi e costringili ad entrare, affinché la mia casa sia, come deve essere la casa di Dio? Piena. Qual è il desiderio di Dio di avere la sua casa? Piena. Perciò io vi dico che nessuno di quegli uomini che erano stati invitati a suo tempo gusterà la mia cena. Gesù espone questa parabola a coloro che lo ascoltavano, agli astanti, e la espone pure a noi, per dirci un po' di cose. Gesù ha voluto parlare a suo tempo a due categorie di persone. In quel momento agli ebrei, profeticamente a noi, ai gentili. Ha voluto parlare agli ebrei perché sapete che Gesù è venuto in casa ebraica, lui è nato da ebrei, Maria era un'ebrea, ha voluto parlare a quelli della casa, vi ricordate la cananea quando disse che era una sirofenicia, una pagana, non era una ebrea, disse: guarda, mia figlia giace nei tormenti perché sta male. E Gesù disse: io sono venuto per la casa, per i perduti della casa di Israele. Vi ricordate questa cosa? E la donna disse: ma anche i cagnolini mangiano dalle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. E Gesù si meravigliò profeticamente: tua figlia è guarita. Stava parlando ai gentili, così come per Cornelio, così come per tanti altri. E Gesù arrivò a dire che non vide mai una fede così grande in Israele se non nei gentili e nei pagani che credono in lui. Quindi parla agli ebrei prima di ogni cosa. E questa parabola prima di ogni cosa ha voluto parlare, è un accenno storico questo, va bene? Poi andiamo a noi perché ci interessa il nostro tempo. Ha voluto parlare in questa storia agli ebrei, perché gli ebrei pensavano di essere a posto, di avere Dio, avevano le promesse, avevano padre Abramo, avevano avuto Mosè, avevano avuto Isacco, Giacobbe e tutti gli altri, avevano avuto Davide, Salomone, tutti noi siamo a posto, abbiamo Dio, è vero? Loro possedevano effettivamente tutte queste cose, era una via che Dio aveva tracciato, ma poi è venuto un uomo, è venuto ad invitarli, e quest'uomo si chiamava, non Gesù, Giovanni Battista. Giovanni Battista viene e viene a invitare a quelli della casa, che erano fuori dalla casa. Dio aveva preparato una cena, aveva preparato una festa, e non è qualcosa che doveva ancora preparare, era già pronta. Dovevano solo venire gli invitati, e i primi invitati erano loro, gli ebrei. E Giovanni Battista predicò a chi se non agli ebrei? E cosa diceva agli ebrei nell'invito? Dovete venire a Dio non nel modo che dite voi. Dio vi vuole in un altro modo. Addrizzate i vostri sentieri, non pensate che perché avete le promesse di Abramo, di Mosè, di Davide, di Salomone e di tutti i profeti, voi siete a posto, voi siete lontani da Dio, siete fuori dalla casa di Dio. Loro pensavano di essere nella casa di Dio, ma erano fuori dalla casa. E Giovanni Battista ha voluto invitarli a rientrare in casa. È tutto pronto,
Ma cosa fecero Giovanni Battista? Chi era educato e pulito ha detto, guarda, mi sto andando a sposare. Chi era educato e pulito ha detto, guarda, ho degli affari, sto andando a lavorare. Chi era educato e pulito ha detto, guarda, ci sono i campi da arare, come faccio a venire, scusa. Ma tanti altri lo hanno bastonato, tanto da ucciderlo. È stato messo in prigione Giovanni Battista. E Giovanni Battista voleva preparare la via al Signore, è vero? L'invito cos'era l'invito? L'invito era a credere in colui che sarebbe venuto dopo di lui. Non è vero che Giovanni Battista si definì l'amico dello sposo? E di chi stava parlando se non di Gesù? E quando parla dell'amico dello sposo, sta invitando tutti a seguire lo sposo che l'avrebbe portati nella casa di Dio. Ma Israele rifiutò, e questo è un accenno storico, ma vediamo a noi quello che ci interessa a noi, i pagani, i gentili. Noi siamo, ricordati, per gli ebrei siamo dei pagani che abbiamo creduto in Gesù. Per la prima chiesa ebraica, studiando ora un po' di scuola biblica, la prima chiesa era fatta da ebrei che credevano in Gesù. E c'era un misto enorme lì, no? Giudaismo assieme al cristianesimo. Ma poi piano piano, grazie ai gentili e non agli ebrei, tutta l'arredo, diciamo, ebraico è stato smantellato ed è rimasta la sostanza, quella che Gesù aveva portato, ovvero la grazia di Dio e la fede in Gesù Cristo, senza tante altre cose. I pagani e i gentili erano coloro che non avevano parte alle promesse. E quando i primi non accolgono l'invito, cosa fa Dio? A chi si rivolge? Si rivolge ai secondi, ai pagani. Che sono i pagani? Chi sono? Va, presto, va per le piazze, per le strade, conduci qui i mendicanti, i mutilati, gli zoppi, i ciechi. Chi sono questi? Sono una categoria di persone che pensano di vivere, ma vivono malissimo, perché non hanno Dio. Acciungati, zoppi, ciechi, orbi, orbi, giunghe struppiate, si dice in greco. Va bene? Queste categorie di persone, per dire che senza Cristo questa è la condizione degli uomini. Pensano di vivere, ma sono morti. Non è vera vita. E tutti noi, coloro che hanno creduto in Gesù, siamo stati mendicanti, zoppi, ciechi, orbi, ciunghe struppiate. Tutti siamo stati in questa condizione, tutti. Parlate con persone che non hanno la vera vita di Dio, non capiscono di essere in quella condizione, è vero? Ma chi ha sperimentato la salvezza sa qual era la condizione precedente e sa, conosce quindi di conseguenza qual è la condizione delle persone senza Cristo. Lo scopo di Dio, vedete, di riempire la sua casa, la sua motivazione, viene dal suo cuore. E il suo cuore desidera qualcosa, quindi parte la motivazione dal desiderio di Dio. Il desiderio di Dio è questo, il mio desiderio. Perché lui prepara la cena, fa tutti questi invitati, ma tantissimi, tanto che non potevano riempire neanche la casa, pensate, alla fine, nonostante tutto, non potevano riempirla. Qual era il desiderio di Dio? Il desiderio di Dio era di riempire la sua casa. Io desidero avere tante persone a casa mia. E questo desiderio non è cambiato. Anzi, poi vedremo alla fine che c'è questo grido di cui vi parlavo all'inizio, da parte di Dio. Dio desidera. Qualcuno dice, ma c'è ancora posto nel cielo? Il cielo è ancora mezzo vuoto, fratelli miei, dobbiamo riempirlo. C'è ancora posto nella chiesa?
E se voi guardate le chiese, ci sono chiese che sono più piene, chiese meno piene, no? Guardate quanti posti vuoti che abbiamo ancora qui. Ci sono posti o no? E qualora si riempissero, ricordate che durante la giornata si possono fare più culti. E qualora si riempissero ancora, ricordate che ci sono locali molto più grandi. E qualora si riempissero ancora, ricordatevi che si possono dislocare in diversi posti. Quando c'è, se uno stadio, per esempio, non può contenere la quantità delle persone, e cosa si fa? Si fanno più stadi. Quindi, questo ci dice una cosa molto importante, che noi siamo chiamati a riempire la casa di Dio. Cos'è una grande cena? Abbiamo detto che il padrone di casa preparò una grande cena. Perché la preparò? Abbiamo detto che il desiderio suo è di riempirla. Perché? Perché la vuole riempire? Per stare in comunione. Lo scopo è avere comunione, condivisione e partecipazione. Questo è lo scopo di Dio. Dio non è un egoista, un taccagno, un dice io sono Dio e chi mi mette accanto a questi mendicanti, zoppi, orbi, giunghi e soppiati, no, e questi quanti, per quanto li posso rivestire io, ma non possono stare alla mia altezza, lui è il re dei re, il signore dei signori, lui è Dio, noi no, non abbiamo la sua dignità, umanamente parlando. E Dio potrebbe ragionare in questo modo e dire, ma come fate voi a stare nella mia casa? Non potete stare nella mia casa, ci può stare il mio figlio, lo Spirito Santo e gli angeli, quelli che mi sono rimasti fedeli. Punto. E invece vuole questi scarcagnati di uomini ancora mezzi imperfetti, anzi completamente imperfetti, totalmente imperfetti, li vuole a casa sua per avere relazione con loro, condivisione. Prendete a cena, quando c'è una cena cosa fate? Si parla, si dialoga, si condivide, se state bene insieme. Certuni litigano, ma non siamo di quelli noi, nella casa di Dio non si litiga. Cosa si fa? Si condivide, si parla. Pensate noi che ci sediamo nella casa di Dio, siamo nella casa di Dio e Dio cosa fa? Ci parla. E noi possiamo parlare a Lui, possiamo chiedergli delle cose, possiamo avere consigli, suggerimenti, risposte nella casa di Dio. E Dio ci vuole a casa sua. Fratelli miei, onestamente parlando, se vogliamo essere onesti e sinceri, ci conviene stare nella casa di Dio, o no? Quante cose abbiamo imparato nella casa di Dio? Tante cose non le abbiamo imparate ancora, ma quante ne abbiamo imparato? Quanti benefici abbiamo ottenuto nella casa di Dio? Non abbiamo ottenuto tutti i benefici, ma quanti ne abbiamo ottenuti nella sua casa? Quante guarigioni, liberazioni, risposte, benedizioni abbiamo ricevuto dal nostro Signore? Abbiamo ricevuto tutto? No! Ma tutto ciò che abbiamo ricevuto è perché siamo stati nella sua casa, capite? Quindi Dio significa è dalla parte nostra, Lui vuole condividere con noi partecipazione, ci vuole rendere partecipi, pensate, dei suoi progetti. La Bibbia non dice che noi siamo ambasciatori di Cristo? Noi facciamo da ambasciatori? Perché? Questa non è partecipazione ad un regno, non è partecipazione all'amministrazione del regno di Dio. E noi siamo partecipi di questo regno, ognuno per parte sua, non tutti fanno la stessa cosa, ma ognuno per parte nostra, fratelli miei, siamo partecipi del regno di Dio. Israele, come sappiamo, non ha riconosciuto il tempo dell'invito. Invece, come sappiamo pure, i pagani che hanno riconosciuto Cristo hanno riconosciuto il tempo dell'invito e sono andati nella casa di Dio. A noi è successo questo, qualcuno ci ha portato l'invito, o no? Per questo siamo nella casa di Dio.
Se non venivamo invitati saremmo ancora là fuori. Ma a suo tempo, ora noi siamo chiamati a portare l'invito ad altri. E vi parlerò ora di queste cose. Dio delega adesso noi, i pagani diventati cristiani, i pagani diventati cristiani, e quando i pagani diventano cristiani Dio fa una cosa. Li toglie dalla povertà dell'essere mendicanti e li fa ricchi. Non parlo di ricchezza economica, ma noi in Cristo, dice la Bibbia, abbiamo ogni cosa pienamente. Lui si è fatto povero per arricchire noi, dice la Scrittura. È vero? Quindi da mendicanti, da zoppi, perché zoppi significa che camminavamo come meglio potevamo, adesso camminiamo spediti perché abbiamo la guida dello Spirito Santo. Siamo stati fortificati nei nostri arti spirituali e nei nostri arti mentali e nei nostri arti anche fisici, fratelli miei, grazie al Signore. Di orbi giunghe struppiati, adesso ci vediamo. O no? Prima non ci vedevamo. La Bibbia dice, Paolo scrivendo la lettera a Corinzi, dice che i pagani, coloro che non credono ancora in Cristo, camminano nel mondo come attantoni. Sapete cosa significa attantoni? Pensano di vedere ma in realtà non vedono. Che c'è qua? E che c'è là? E che c'è là? Noi abbiamo la visione chiara davanti, fratelli miei. Perché noi abbiamo ricevuto la rivelazione di Gesù Cristo nella nostra vita e sappiamo ciò che c'è davanti a noi, ciò che ci aspetta e dove dobbiamo arrivare. Gli altri non lo sanno. Dio delega noi adesso, noi diventati cristiani, a portare l'invito a tutti coloro che spiritualmente sono ancora mendicanti, mutilati, zoppi e ciechi, cioè hanno l'apparenza, come dicevo prima, di una vita, ma senza la vera vita. Perché chi non accetta l'invito di Dio rimane nella condizione in cui si trova, orbo, giunga e scioppiato. Quante volte abbiamo portato l'invito di Dio e trovano delle scuse? Vi è capitato mai? A me, sino ieri, ero con Angelo, ho incontrato un amico di vecchia data che l'ho invitato tante volte a venire, proprio qua sotto, abita a 100 metri di distanza di qua. Non dico il nome perché magari può sentire, non è giusto. Via, non lo so come si chiama, numero, lì è, comunque. Lo vedo, mi fermo con la macchina, come stai, come va? Tutto bene, sì, lui ha una stima grande di me, intendiamoci. Però quante volte l'ho invitato? Sì, qualche volta devo venire, sì, qualche volta vediamo. Dico, ascolta, ho scritto un libro, quello ho avuto l'occasione, ho scritto un libro, te lo regalo, così te lo leggi magari. E guarda che noi siamo qua sotto, lo sai, sì, lo so dove siete. Dico, vieni domani sera, stasera, non c'è. Non lo vedo. Sei qui? No, non c'è. Stavo andando via dalla chiesa ieri, verso mezzogiorno così, e lo incontro. Dico, vieni domani sera che ci abbiamo il culto. Cioè, signore, vediamo, dice, lo dico a mia moglie, le scuse, no? Vediamo, sì, dico, la lascia perdere, dico, capisco, cioè fare 30-40 chilometri di distanza, di viaggio, dico, è un po' difficile, ti capisco, dico, lui deve pensare, dico, come 40 chilometri? E dico, di qua arriva là sotto ci sono 40 chilometri, dico, 100 metri ci sono, si è messo a ridere, dice, lo so, vediamo domani sera, vediamo. Le scuse, noi portiamo l'invito, fratelli miei, dobbiamo portare sempre l'invito, non significa che tutti coloro che portiamo l'invito verranno, però non significa neanche, poiché abbiamo portato l'invito una volta, di non portarlo più. Quante volte ci hanno invitato noi? Io posso dire, a me, almeno mi hanno invitato nella casa di Dio, almeno, non significa vieni in chiesa soltanto, invitare nella casa di Dio, significa mille altre cose. Almeno un centinaio di volte, non lo so, forse di più. Ma un giorno ho preso questo invito e sono andato e ho accettato il Signore. Capite? Quindi dobbiamo insistere perché Dio, dopo che il servo è ritornato e ha detto li ho chiamati, sono venuti, però c'è ancora posto, significa che non tutti avevano accettato l'invito, vero?
E Dio cosa dice? Ma poiché non hanno accettato l'invito, lasciali lì. No, Dio dice, esci, vai agli incroci, per le strade, ovunque, e visto che non vogliono venire con l'invito, costringili ad entrare. Pensate, costringili ad entrare. Come si possono costringere le persone ad entrare? Ora vi spiegherò come costringerli. Dio delega noi, fratelli miei, a fare questo. Vediamo adesso in questa storia, prima di, così comprendiamo un po' di più anche, adesso i personaggi coinvolti in questa storia che chiamiamo, questa storia la chiamiamo romanzo o storia della redenzione o della salvezza. È una storia della salvezza questa, un romanzo. C'è colui che invita, che è Dio, è vero? Il primo personaggio. Poi c'è il servo, che oggi siamo tu ed io. Qualcuno dice, ma il servo? Gesù Cristo è stato, era figlio, vero? Però quando venne sulla terra si definì come? Servo. Noi siamo figli, fratelli miei, abbiamo la dignità di figli, ma dobbiamo servire. Il servo è colui che serve. Un figlio che non serve, non serve a niente. Siamo figli, ma figli che servono, ok? L'attitudine deve essere quella del maestro. Poi ci sono gli invitati, che sono i perduti. E poi c'è anche il messaggio dell'invito, che è molto importante il messaggio dell'invito che dobbiamo portare. E vediamo la prima cosa. Colui che invita, Dio, egli, fratelli miei, possiede tutto ciò che è necessario per la buona riuscita della festa. Anzi, vi dico di più, lui l'ha già preparata, è pronta. Non deve ancora prepararla. Ricordiamoci, Gesù è morto ed è risorto. E la risurrezione di Cristo è la preparazione per accogliere tutti nella casa di Dio, perché è tutto pronto. Non disse Gesù, in vista di questo, alla croce, tutto è compiuto? La cena era pronta. Il sacrificio è stato fatto. Adesso ognuno si può nutrire dell'agnello di Dio. Amen. Tutti sono invitati. Dio, quindi, possiede già tutto e ha già preparato tutto. Il secondo personaggio è il servo. Mandò il suo servo a dire agli invitati. Il grande mandato, mandò il suo servo, ci parla del grande mandato che è un ordine. Perché a volte noi leggiamo il grande mandato, andate in tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi crederà? È vero? E quando Gesù dice andate, cosa sta dicendo? Non è un imperativo, no? Non c'è, c'è scritto lì, ragazzi, adesso siete qui, siete miei discepoli, se volete andate a salvare qualche persona. Non dice così la scrittura. Andate è un imperativo, l'imperativo è un ordine. E noi a volte ci sfugge questo concetto dell'ordine. E invece di comportarci di conseguenza da servi, ci comportiamo da padroni. Gestiamo noi come vogliamo adempiere il mandato. Per adempiere il mandato c'è bisogno solo di ubbidienza a colui che ci manda. Non è un optional. Il grande mandato è un ordine e tu ed io l'abbiamo ricevuto quest'ordine. Noi abbiamo la responsabilità di adempiere quest'ordine che abbiamo ricevuto direttamente da Dio. E quando noi abbiamo lo Spirito Santo, fratelli miei, quando crediamo e riceviamo lo Spirito Santo, non sentiamo questo impulso di comunicare con gli altri quello che abbiamo ricevuto? O l'avete dimenticato? Eh? Perché a volte poi col tempo si appassisce questa cosa,
ci sfugge di mano, la dimentichiamo e da servi diventiamo padroni. È un ordine, non dobbiamo mai dimenticare. Se noi, quando pensiamo andate in tutto il mondo e fate discepoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, è il grande mandato che Gesù ha dato alla Chiesa di tutti i tempi e che non è ancora passato, quando dice andate, lì è un ordine. Noi dobbiamo ricordarci che l'andate è un ordine, perché ci sfugge questo. E gestiamo come ci piace a noi il grande mandato, invece di dire oh, c'è un mandato, c'è un ordine, io devo fare questo e mi studierò di come fare questo. Invece di fare questo diciamo vabbè, guarda, c'è una persona che potrei parlargli del Signore, potrei andarla semplicemente ad aiutare, dargli una mano e poi il Signore mi darà possibilità magari di parlargli, di dirgli qualcosa o semplicemente una testimonianza di vita, qualsiasi cosa. Invece questo no, per adesso no. Quando dico io lo farò. Il padrone dice, vai. Questa è l'attitudine che dobbiamo avere di servi e non di padroni. Andate. Io posso immaginare sotto le armi, quando un superiore dice a un suo subalterno, gli dice, senti, devi fare questa cosa. Come la prende il subalterno? Come ordine o come un optional? Se mi va lo faccio, se non mi va non lo faccio. L'ordine è ordine. O no, Fabio? L'ordine è ordine. Noi non siamo sotto un regime militare, spiritualmente parlando, perché Dio ci lascia sempre liberi di fare, ma ricordiamoci che rimane un ordine. Andate. Il grande mandato, l'attitudine deve essere di servo e non di padrone. L'attitudine deve essere quella che ci spiega un po' Isaia al capitolo 6 verso 8, quando dice udii la voce del Signore che diceva, qui la voglio parafrasare, dice così prima ogni cosa, poi udii la voce del Signore che diceva chi manderò e chi andrà per noi? Io risposi ecco, mi manda me. Io posso parafrasare con quella parabola di prima e dire udiamo la voce del Signore che ci dice riempite la mia casa, voglio mandare voi, non chi andrà, voi siete deputati per andare perché a voi ho affidato il mandato. Isaia nell'Antico Testamento dice oh manda me Signore, io sono pronto, e noi che abbiamo ricevuto il mandato tante volte non lo adempiamo, facciamo gli indifferenti, posterghiamo, ci facciamo i fatti nostri, prendiamo il bue per andare a arare i campi, e c'è una festa di matrimonio, oppure ancora l'altra, o un affare in corso. Quante volte ci sono queste cose? Tante volte, per motivi personali significa, non si fa la volontà di Dio. Quando si mettono gli affari, il lavoro, moglie, mi sono andato a spogliare, parla di affetti, gli affetti, prima del regno di Dio, fratelli miei, noi diventeremo padroni e non saremo più servi. Significa che non dobbiamo avere affetti, ma certo che dobbiamo avere gli affetti, ma cerca prima il regno di Dio, la sua giustizia e anche le altre cose, anche gli affetti ti riusciranno meglio. E Dio ti farà trovare tanto tempo per gli affetti e per gli affari e per tutto il resto delle cose di cui hai bisogno. Il problema è che diventiamo padroni della nostra vita e ci dimentichiamo di essere servi del Signore per adempiere il mandato che Lui ci ha affidato. Il servo, gli invitati, abbiamo detto i personaggi sono questi, adesso ci sono i terzi personaggi sono gli invitati, per ultimo ho voluto mettere di proposito il messaggio, gli invitati sono i perduti, coloro che non hanno accolto l'invito ad andare a Dio o lo hanno ancora accolto,
o coloro che non l'hanno mai udito, ma dalle nostre parti un po' tutti hanno udito l'Evangelo, fratelli miei. L'invito l'hanno avuto tutti. Ci sono parti del mondo magari dove ancora non è arrivato l'invito, ma noi dobbiamo insistere affinché possano venire a Dio. Chi sono i perduti? Come dicevo all'inizio, chi è stato perduto, come noi, sa cosa significa essere perduti. I perduti tante volte non sanno di essere perduti, perché non sanno cosa significa essere perduti e non sanno cosa significa essere salvati. Un gioco di parole, forse, non lo so, ma l'avete capito? È chiaro? Noi sappiamo cosa significa essere perduti, perché siamo stati tali. Cioè, io posso immaginare un mendicante, dal punto di vista naturale, un mendicante, un poveraccio che non aveva di che mangiare, di che cibarsi, sa cosa significa? Significa la fame, l'essere straccioni, non avere nulla, non per sua volontà, perché è nato così magari, no? Per le condizioni della vita, e si trova in quel modo. Pensate se questo ad un tratto si arricchisce, comincia a comprare bei vestiti, ha il conto in banca bello elevato, può andare a mangiare al ristorante, può andare al cinema la sera, può addirittura aiutare chi magari è in condizioni come era si trovava lui. Dite a questa persona se sa cosa significa essere mendicanti. Lui ti direbbe, se è onesto, ti dice: io so cosa significa essere mendicanti, perché una volta lo ero pure io. Ma pensate un riccone che è nato nella ricchezza, no? E spiegategli, digli, sai cosa significa essere mendicanti? Ti può fare una apologia sull'essere mendicanti, ti può fare un discorso, ti può fare chissà qualsiasi cosa, ti può fare un tema, ti può fare un bel discorso, ma non l'ha sperimentato, capite? E ci sono tante persone che sono così, teologi oppure persone sapientoni, che ti possono spiegare persino tutta la Bibbia con la testa, ma non sono neanche ancora salvati e non sanno cosa significa l'essere perduti, perché ancora non sono salvati. Noi dobbiamo, non si chiede che dobbiamo puntare il dito verso queste persone, dobbiamo capire che si trovano in quella condizione e non sanno di esserlo. E quindi noi dobbiamo usare le strategie giuste e non accusarle. Ma tu non capisci niente. Ma certo che non capiscono niente, ma neanche tu capivi niente prima. Tu sei perduto nei tuoi falli, nei tuoi peccati. E quello dice: ma che sta dicendo? A me ne vai a missa, mi faccio, sono buono, sono bravo. Non lo capiscono, capite? Non rubo, non faccio quello, non faccio quell'altro. Non lo capiscono. L'unica cosa da fare è con delicatezza tendergli la mano prima di ogni cosa, la vicinanza, poter stare insieme, conoscersi e pian piano manifestare la propria fede e pregare per loro affinché lo Spirito Santo li possa toccare. Perché tante volte siamo noi che vogliamo salvare le persone. Ricordatevi, il servo deve portare solo l'invito. Poi chi introduce nella casa, ovvero chi salva, è Dio. Noi non possiamo salvare nessuno. A volte siamo noi che vorremmo salvarli, ma vieni qua, ti faccio vedere io, come fai a non capire queste cose? Come dice la scuola biblica, è come se tu parlassi a un morto, ricordate la scuola biblica? Come se tu parlassi a un morto e gli fai dei discorsi, dice, quello non ti risponde mai. E certo, se è morto come fa a capirti? E la gente è morta nei falli e nei peccati. Come fa ad ascoltare? Come fa? Non lo capisce. E tu ti pigli colari, detto in greco, no? Ti affanni. Come fa? Ma come? Ma guarda, ma è facile. È perché tu sei nella casa di Dio, è facile. Ma quando non eri nella casa di Dio, era facile? Gli invitati, i perduti. Chi è perduto allora? Chi non ha ancora sperimentato la nuova nascita, che è morto nei falli e nei peccati. Sono
ancora perduti i religiosi, i sapienti di questo mondo, quelli che sentono testoni intelligentissimi, scienziati, ricchi, persone ricche che confidano nelle loro ricchezze, persone che hanno un'alta moralità, sono perduti se non sono cristiani. Perché l'essere perduti non ha a che vedere con la bontà dell'uomo, ma ha a che vedere con l'accettare l'invito di Dio ad andare a casa sua. Da questo dipende l'essere salvati. E fuori dalla casa di Dio ci sono queste categorie di persone. Ci sono persone buone, persone meno buone, persone ricche, persone povere, persone agiate, persone con un testone così, persone con una buona moralità. Ci sono persone di ogni genere che incontriamo fuori. Ma quante persone di queste sono salvate? Chi non ha Cristo, fratelli miei, è orbo, ciunga e succhiato. Amen. Senza Cristo tutto e tutti sono perduti, perché Cristo è la salvezza che Dio ha dato agli uomini. Il quarto punto era il messaggio dell'invito. Come si porta il messaggio dell'invito? Attraverso l'evangelizzazione. L'evangelizzazione non è altro che portare l'invito alle persone per andare a casa di Dio, per ritornare a casa, per essere invitato alla cena e poter entrare. Il messaggio, l'evangelizzazione è questo. Il contenuto del messaggio che portiamo deve essere fedele. Non dobbiamo dire quello che vogliamo noi, dobbiamo portare il messaggio di Dio. Chiaro, dobbiamo andare a fare alle persone discorsi teologici, sofisticati, che guardano e dicono, sì. Quando te ne vai, dici, che voleva questo? Deve essere chiaro, deve essere semplice, alla portata di tutti, dei colti e dei meno colti, di coloro che conoscono tante cose e di coloro che sono mezzi ignoranti. Di tutti, perché Dio vuole salvare tutti gli uomini, non vuole salvare coloro che sono intelligenti, vuole salvare anche coloro che sono, tra virgolette, un po' così, no? Tutti vuole salvare Dio. E deve riflettere una cosa, il messaggio, perché questo è il centro di tutto, cosa deve riflettere il messaggio. Perché poi le strategie sono tante, capite? Io non voglio parlare stasera di strategie, voglio parlare del cuore di Dio. Il messaggio deve riflettere una cosa molto importante, oltre ad essere chiaro, fedele, semplice, deve riflettere il desiderio di Dio. Tu devi fare tuo il desiderio di Dio. Qual è il desiderio di Dio? Di avere le persone a casa sua. Se tu non hai questo desiderio, non funziona. Il tuo desiderio deve essere quello di Dio, di portarli nella casa di Dio, non di farli tuoi proseliti, ma di farli proseliti di Dio, di amici di Dio, per avere comunione con Dio, e avranno poi comunione anche con noi, se accettano l'invito. Il desiderio di Dio, venite, perché è già tutto pronto. Isaia 55:1 dice, voi tutti che siete assetati, venite alle acque, e voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate, venite, comprate senza denaro e senza pagare vino e latte. Ovvero la salvezza, fratelli miei, è gratuita, è per tutti gli uomini. Non fate come parlando sempre di scuola biblica, come facevano nel Medioevo, che per avere la salvezza dovevi avere soldi, altrimenti non ce l'avevi. E dovevi pagare, altrimenti non potevi essere salvato, non potevi avere peccati perdonati. Nella grazia di Dio, chi vuole essere salvato non deve fare nient'altro che lasciare il peccato e accettare l'invito di Dio di andare a casa sua per poter stare nella sua casa. Amen? Il desiderio di Dio è che la sua casa sia piena. Il grido della Chiesa deve essere questo. C'è anche un grido della Chiesa. C'è ancora posto, fratelli miei. C'è ancora posto. C'è ancora posto, là c'è una sedia vuota, là un'altra, 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 un'altra.
Là ci possono essere persone salvate. Là, dovunque vedete, sedie vuote. Là, manca una persona. Non è che dici non c'è nessuno, manca una persona in ogni sedia. Mancano quelle persone che hanno bisogno dell'invito e che accolgano l'invito e vengano, non per sedersi, capite? È una simbologia, ma che vengono nella casa di Dio e dicono anch'io adesso so cosa significa essere salvato, perché sono nella casa di Dio. E questo deve essere un grido, il grido della Chiesa. Vedete, il grido ha a che vedere, il grido di Dio e il grido della Chiesa devono coincidere e hanno a che vedere con l'ardore, la passione che si deve avere per queste cose. Perché se non c'è ardore, non c'è passione, c'è assuefazione. La assuefazione non produce nulla. L'ardore e la passione, fratelli miei, sconvolge tutto. Ricordate i primi discepoli, sconvolsero l'impero romano con la loro, con il loro ardore e con la loro passione. E non erano tempi facili rispetto ai nostri tempi, anzi erano molto difficili. Eppure avevano ardore e passione. E quell'ardore e passione cosa fece? Riempì la casa di Dio di quei tempi. Amen. Pensate, si pensa che più del 70% dei soldati romani dopo il primo secolo erano cristiani. La stragrande maggioranza della popolazione romana, e guardate che parliamo di Roma, che poi perseguitò i cristiani, la stragrande maggioranza erano diventati cristiani, perché c'erano però persone che avevano passione e ardore e avevano questo grido nel loro cuore e riflettevano che cosa è il grido di Dio. Nel loro cuore c'era il grido di Dio che diceva riempite la mia casa, e dentro il cuore degli uomini c'era il loro grido che diceva c'è ancora posto, dai, c'è ancora posto, c'è ancora posto, c'è ancora posto. C'è bisogno di questa identificazione, fratelli miei, tra il cuore di Dio e il nostro cuore, affinché possiamo riempire la casa di Dio. Noi non riempiremo tutta la casa di Dio, ma saremo partecipi del riempire la casa di Dio. E io posso dire una cosa, che nel piano di Dio la sua casa sarà piena. E Dio quando dice una cosa la fa, perché lui deve dare la fede sin dall'inizio. Ma in questo vedere la fine ha visto nel frattempo pure noi cosa avremmo fatto nel tempo della nostra vita. Stiamo portando l'invito? Stiamo agendo da servi? Sentiamo come soldati il buon ordine andare? Ci stiamo dando da fare? Sentiamo questo grido di Dio nel nostro cuore che coincide con il nostro cuore poi stesso, che diventa un grido dentro di noi che dice ancora c'è il grido di Dio, e c'è il nostro grido che dice c'è ancora posto, c'è ancora posto, c'è ancora posto. Quando finisce questo nel cuore dei credenti, fratelli miei, comincia ad esserci l'appagamento, la soddisfazione. Ci si culla in se stessi. Ci si dice come siamo bravi noi, ma come siamo buoni noi, guarda cosa abbiamo fatto noi, ma cosa abbiamo fatto noi, fratelli miei? Quello che abbiamo fatto l'ha fatto il Signore, ma noi avremmo potuto fare tanto di più e siamo chiamati a fare molto di più di quello che abbiamo fatto ora. Cosa abbiamo fatto? Grazie Signore per quello che è stato fatto, Signore tu l'hai fatto. Ma c'è il credo nel nostro cuore ancora per fare di più e di più e di più? Se la casa sarebbe piena, la grazia sarebbe terminata. Ma la grazia di Dio ancora non è terminata, mi sembra, vero? Ancora annunciamo l'Evangelo, predichiamo la parola di Dio, significa non è terminata. Che significa che la grazia ancora non è terminata? Che significa che la porta ancora non è chiusa? Significa che ci sono tanti che ancora che devono entrare. E chi li va a chiamare? Nel primo secolo ci pensavano loro, io non c'ero, non ero responsabile, neanche tu. Nell'anno 1000 ci pensavano quelli che c'erano in quel tempo, noi non eravamo responsabili, non c'eravamo.
fra un secolo ci saranno altri, noi non saremo responsabili, ci penseranno loro, ma in questa generazione, durante la nostra vita, noi siamo chiamati, noi siamo responsabili. E un giorno dobbiamo anche rendere conto a Dio. Non possiamo dire un giorno, Signore, c'erano i buoi, Signore, ma hai visto la famiglia, tutto quello che c'è nella famiglia, tu lo sai, Signore, cosa comporta la famiglia, quali impegni, mi sono sposato, mi sono poi figli, poi questo, poi a scuola, poi il mutuo, poi il finanziamento, poi la macchina nuova, poi quell'altro, poi Signore, tu lo sai cosa significa, queste cose portano tanti pensieri, Signore, durante la vita, poi i figli che ti fanno pigliare colare, e lo sai tu, Signore, cosa significano tutte queste cose, mi capisci, vero Signore? Cosa dirà il Signore? Signore, tu lo sai, lavoravo dalla mattina alla sera, cosa potevo fare? Io non potevo fare nulla. Avevo un lavoro che... E poi quando avevo un po' di tempo libero, se permetti, Signore, mi dovevo un po' svagare pure. Ragionamenti naturali, capite? Che sono sbagliati. Dal punto di vista razionale non sono sbagliati. Ma dal punto di vista spirituale non abbiamo capito niente. Niente. Perché Dio dice, scusa, ma sei entrato nella mia casa? Eh sì, Signore, sono entrato. Ti ho messo la nuova veste nuova? Sì, Signore, me l'hai messo. Ti ho dichiarato mio figlio? Sì, Signore, lo so che sono stato tuo figlio, sono tuo figlio. Ti ho messo l'anello al dito, i sandali ai piedi. E cosa significano queste cose? Per esercitare autorità e per andare? Quando ti ho detto vai, andate in tutto il mondo, ti ho dato i miei piedi, i miei sandali, i miei vestimenti, per agire nel mio nome, e ti ho dato un ordine. Ma Signore, tu lo sai che là è difficile, lo so che è difficile, io non ti sto accusando di nulla, ma ti sto mettendo davanti le cose che ti ho dato e che le hai sotterrate e non le hai fatto fruttare. Ricordate la parabola dei talenti? Cosa hai fatto? Ti sei... Come si può dire? Ti sei annoiato oppure ti sei autogiustificato, ti sei tante volte anche punito, ma cosa hai fatto? Ti sei autocommiserato, Signore tu lo sai che io che sono io. Il Signore Giorgio ci chiederà queste cose, non parlo di salvezza fratelli miei, ma davanti al trono di Dio pensate, quando saremo lì, e dirà, Giuseppe Dante, sì, bravo. E perché non hai fatto quella cosa? E quell'altra, 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 quell'altra. Signore, sai, l'unica cosa che possiamo fare è vergognarci. Ed è meglio. E confidare ancora nelle sue compassioni. Ma chi non ha fatto nulla, e ci sono anche di questi credenti, che hanno il mandato e non fanno mai niente, e Dio dirà, oi, mettetelo fuori, nelle tenebre di fuori, perché Dio ci dice, io ti ho dato la salvezza, ti ho invitato, ti ho fatto venire a casa mia, ma a casa mia ci sono nuove regole, non ci sono regole di fuori. Ti ho dato il privilegio di farti diventare e adottarti come figlio, ti ho dato il privilegio di condividere le mie cose, ti ho dato il privilegio di partecipare alle mie attività, ti ho dato il privilegio di contemplare le cose spirituali, celesti, le cose meravigliose, ti ho dato tanti privilegi e tu non hai fatto nulla. Questo è un monito che ci dà il Signore, affinché noi possiamo studiarci, fratelli miei, studiarci di come poter salvare anime, di come portare il messaggio e di come costringerli ad entrare. Questo è uno studio nostro personale che noi dobbiamo farci, altrimenti le persone rimarranno perdute e un giorno ci rammarichiamo dicendo quante persone si potevano salvare attraverso di me e cosa ho fatto, ho pensato solo alle mie cose. Noi dobbiamo pensare alle cose di Dio e Dio penserà alle nostre cose. C'era qualcuno che diceva una volta
se noi ci facciamo gli affari di Dio, Dio si farà i nostri affari. Ed è vero. E ci conviene che Dio si fa i nostri affari, eh? Perché Lui sa come fare gli affari. Amen, ci alziamo in piedi, gloria a Gesù. Alleluia. Voglio terminare con un versetto della scrittura che vi ho dato anche la settimana scorsa. Chi fa conquista di anime è saggio. Significa saggio? Significa sta nella casa del Padre, sa come stanno le cose, sa le cose che si devono fare e le fa. E cosa fa? Porta l'invito e costringe le persone ad entrare. Chi fa conquiste d'anime è saggio. Alziamo le nostre mani. Padre, ti vogliamo ringraziare con tutto il nostro cuore, perché tu sei Dio e sei il nostro Dio. Sappiamo, Signore, di essere mancanti in tante cose. E anche, Signore, soprattutto nel comportarci da servitori tuoi. Perdonaci perché tante volte, Signore, ci comportiamo da padroni. Facciamo quello che ci pare e piace a noi, invece di fare quello che tu vuoi che facciamo. Tu ci hai dato una missione da adempiere. Ci ha detto andate e fate discepoli di tutti i popoli. E noi chissà, non abbiamo bisogno di andare chissà dove, perché attorno a noi ci sono tutti i popoli, Signore. Sono i nostri vicini di casa, i nostri familiari, i compagni di lavoro. Siamo circondati da persone che aspettano l'invito. O forse non lo aspettano, ma tu ci hai detto di invitarli. E io ti prego, Signore, fa che siamo uomini e donne di preghiera, saggi, che studiano le situazioni per portare, per lasciare il messaggio a queste persone, con la nostra vita, con i fatti, con le nostre parole, con la tua parola soprattutto. E ti preghiamo, Signore, affinché tutti coloro che sono fuori possano udire la tua voce che viene attraverso il messaggio che noi portiamo. Ti preghiamo per tutti loro, Signore, per coloro che possiamo comprendere perché siamo stati così mendicanti, ciechi, zoppi, poveri, senza un futuro e senza una speranza. Noi possiamo capire, Signore, veniamo da lì. E ti preghiamo per tutti loro, Signore, affinché quando portiamo il messaggio possa attecchire nelle loro vite. Ti benedico, Padre, ti voglio ringraziare. E ti voglio mettere davanti la Chiesa, Signore. Quella universale, quella di questo tempo, Signore, ma in particolar modo questa comunità. Affinché noi possiamo fare la differenza. Non ci tiriamo indietro dall'ordine che tu ci hai dato. Vai, figlio mio, vai, ascolta il mio grido, nella mia casa ci sono posti e tu puoi portare persone nella mia casa e sentire un grido dentro di noi che viene dal profondo del nostro essere, dal nostro spirito, che ci dice: oh, nella mia chiesa c'è ancora posto. C'è posto nella tua casa, Signore, c'è posto nella mia comunità, c'è posto nella tua chiesa. Non voglio sottrarmi dal mandato che tu mi hai dato di portare il tuo messaggio, Signore, che è un messaggio di amore per le persone. E io benedico questa comunità, oh Signore, che quest'anno possa portare frutto e frutto in abbondanza, che ci siano persone salvate, che ascolgono l'Evangelo, il messaggio della salvezza,
e che vengano, Signore, e vengano a dire: ero fuori e adesso sono nella casa di Dio. Vengano a testimoniare dicendo: prima non conoscevo il Signore, adesso lo conosco. Grazie, Padre, grazie con tutto il cuore. Benedici insieme, Signore, come comunità, come corpo. In questo momento, Signore, ti prego di mettere la tua mano sopra tutti noi, indistintamente, quelli che siamo qui, ma anche quelli che fanno parte di questa comunità e che non ci sono. Metti la tua mano sopra, Signore, e ancora, oh Signore, mandaci. Mandaci. Mandaci, oh Signore, con la tua benedizione, col tuo messaggio e con la tua potenza, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Adoriamo il Signore, adoriamolo con tutto il cuore.